Buongiorno, bentrovati a questo nuovo filmato. Questo è il file di origine del pezzo che modelleremo in questo esercizio. Non si tratta di un file di disegno, di una proiezione ortogonale, non si tratta di un modello solido, bensì di uno step file, cioè un file di cui io ho la geometria, ma non la geometria finale, ma non le elaborazioni e gli schizzi necessari per eseguirlo. Allora, apri, non ci sono opzioni. Dopo qualche secondo si apre questa finestra di importazione. Come tipo di importazione mettiamo il modello convertito, lasciamo come filtro oggetto sia i solidi che le superfici, qualora ce ne fossero, non ci sono, ma lasciamolo. Punti e wire, fili. Non ci sono mesh, non ci sono altre cose, per cui UCS, per cui lasciamo questa maniera. Millimetri, ok, superfici composte, nessuna opzione sul nome del file, per cui lo portiamo all'interno, diamo l'ok. Questo è il file importato, come vedete è un unico solido, di cui però non ho alcuna informazione costruttiva, non ho schizzi. E pertanto le misure me le devo ricavare. Allora, solito discorso, inizio, nu nuovo file di parte. File di parte, usiamo un ISO millimetri. Però la verifico subito la cosa, il file dovrebbe essere in millimetri, vediamo, misura 80 mm, perfetto. Lo controllo così sul campo o lo controllo forse meglio in quest'altra maniera, strumenti, impostazioni, documento, unità e sono millimetri. Quindi questo file di parte l'ho preso, il prototipo, ho aperto un file di parte in millimetri, apro anche, potrei aprire anche un file di disegno, qui serve a poco perché alla fine quello che devo confrontare sono il solido che costruisco e questo, solido dato. Quindi dividiamo in due, verticale, e cominciamo a fare qualche considerazione. Io direi che c'è subito una superficie abbastanza chiara da fare, forse la si vede meglio qua sotto, che è questa superficie qui. Allora, per trovarmi le misure ho due strade, come ampiamente già detto. Una strada è quella di misurarmi volta per volta le singole linee, i singoli cerchi, i valori delle misure, quindi la lunghezza di questa linea, poi la lunghezza di questa, il raggio di questo, il raggio di questo e così via. L'altra strada è quella di costruirmi sullo step, sul file di step, uno schizzo e poi lì andarmi a ricavare le quote, che chiaramente sono quote che non possono essere modificate perché lo schizzo è frutto di una proiezione. Allora, facciamo questa seconda strada in maniera che nello step lascio tutte le dimensioni. Torniamo di qua, schizzo, avvia schizzo su questo piano e proiettiamo la geometria. Ok. C'è anche qualche cosa di più di quello che ci serve e ce lo teniamo. Spengo il solido. E incomincio a quotare questo schizzo proiettato in maniera da visualizzare tutte le quote che mi serviranno per fare l'oggetto. Chiaramente farò un rettangolo nel piano XY, lo stesso piano di questo. Se voglio lo stesso orientamento, devo mettermi nella stessa vista assonometrica. E c'è un bello scambio di assi, quindi teniamoci questo piano, piano XY, avvia schizzo sul piano XY, facciamo questo rettangolo e poi lo andiamo a sistemare geometricamente, quindi vincolo di orizzontalità, perpendicolare. Perpendicolare
e perpendicolare. Ok, potremmo anche andarlo a posizionare, lo faccio dopo. Adesso incominciamo a guardare le dimensioni. Allora, di qua quotiamo, quindi quoto da qui a qui e lascio chiaramente, lascio la quota, accetto il fatto che sia una quota ausiliaria perché non può che essere ausiliare frutto di una proiezione, quota, e già le due dimensioni del rettangolo, che quindi scopriamo essere un quadrato, 80 per 80 ce le ho. Poi nel primo schizzo vado subito a mettere i raccordi, quotiamoli, questi raccordi qui sono da 20, accetta, chiaramente sarà anche da questo da 20, accetta. Poi andiamo anche a mettere questi fori. Questo che sarà un foro da 10, accetta, a distanza 15, a distanza 15. E data la simmetria dell'oggetto, direi che qui non metto quote, su questo foro non metto quote e mi tengo le stesse, cioè 10, 15 e 15. Poi potrei anche fare subito questo rettangolo qui, e allora quotiamo anche lui, quindi potrei fare in realtà una specie di U. Per il momento tralascio il cerchio, lo faccio dopo, quindi questo è 25, questa lunghezza da qui a qui è 55, quindi ci sono 12 e mezzo da una parte e 12 e mezzo dall'altra. Questi sono lunghi 12 e mezzo, se possiamo anche misurarceli. Eccoli qua. Dalla parte di qua me lo evito, tanto sarà 12 e 5. Quindi qui posso chiudere lo schizzo e adesso posso andare di qua e finirlo. Mettiamo le dimensioni. 80, chiaramente lo dovrò spostare, 80 anche quest'altra dimensione, sono uguali, questo non mi serve, eccolo, ho preso per spostarlo, zoom. Sistemo le quote, le avvicino in maniera da che nello zoom ci sia poco, la figura sia più possibile, lo spazio sia più possibile collegato. Tra l'altro non l'ho messa a posto la vista, quindi imposta vista corrente come inizio, adatta alla vista in maniera che lo spazio sia quasi tutto occupato dalla figura. 80 per 80, poi qui c'è un 55, qui mi sono scordato una quota. Di qua lo schizzo, la quota 25, accetta. Allora 55 per 25, 55 per 25, la faccio così. Ok, questa la butto via, estendo. 1, 1, 2, poi taglio qui, metto ancora un po' di perpendicolari in maniera da bloccare la figura. Ecco, questo vincolo già c'è, 6 quote necessarie, quota 55, quota 12,5, 12,5, quota 12,5, qui uso l'uguale, già c'è questa quota perché 55, 12,5 e qui c'è un 80, quindi non c'è bisogno di mettercela. Poi la profondità è 25. E siamo a 3 quote necessarie, 2 sono in posizionamento,
e la quarta, la terza non la vedo. Allora, vediamo per i gradi di libertà rimasti. Mettiamo a posto il posizionamento, poi verrà fuori la terza. Quindi allineiamo il punto medio con l'origine e allineiamo il punto medio con l'origine. Qui c'è chiaramente, questo è 80, ok, eccolo qua il problema, questo è 80, questa non è più 80, quindi mi basterà quella quota che manca dire che questo è uguale a questo. Il pezzo, lo schizzo è completamente vincolato. Fine, torniamo di qua, accendiamo il corpo solido, visibilità. E andiamo a vedere quanto vale l'altezza. Qui faccio una banale misura. Allora, strumenti, misura, e la misura mi dà 40 mm, quindi torniamo di qua ed estrudiamo di 40 mm. Verso alto, perfetto. Ho volutamente tralasciato i raccordi. Da 20 li faccio adesso come lavorazione. 20 e 20. I fori avrei potuto farli facendo delle circonferenze. Torno indietro, sistemo lo schizzo, modifico lo schizzo, schizzo 1, cerchio, cerchio, sono uguali. Hanno un diametro di 10, questo 10 qui, e sono a 15 dagli spigoli, 15, quindi quota 15, e già che ci siamo possiamo allineare orizzontalmente questo e questo. E poi 15 nell'altra direzione. Bloccato. Bloccato, fine. Chiaramente l'estrusione non si è aggiornata, modifica lavorazione. Andiamo a fare eliminiamo i tre profili e troviamone uno solo. Quindi ho tolto i tre profili che lui adesso aveva messo dentro, ricordandoci che prima avevo estrusso tutto, ho tolto tutti e tre i profili, ho rimesso dentro solo il profilo risultante. L'estrusione è sempre da 40. Fatta. Allora, se lo giro mi accorgo che a parte questo cilindro, oltre a questo cilindro, c'è da aggiungere anche questo parallelepipedo sotto. E conviene prima aggiungere il parallelepipedo sotto, qui sotto, e poi dopo con il cilindro tagliare tutto. Quindi andiamo a mettere questo parallelepipedo come? Facendo uno schizzo su questa faccia. Poi mi rimetto in questa posizione, proietto, ce l'ho già questo, questo e questo spigolo. Li trasformo tutti e tre in tre linee di non ausiliarie, non di costruttive, ma in tre linee effettive e poi faccio una quarta linea. Ok, a chiudere. E quindi vincolo molto velocemente dicendo che coincide con il punto, ecco, non il vertice del solido, ma con il punto dello schizzo. È la stessa cosa, i punti sono gli stessi, però dal punto di vista logico sono due cose differenti.
ed è meglio che gli schizzi siano vincolati all'interno degli schizzi, quindi in questo caso non andare a prendere il vertice di un solido. Poi questo punto, anche qui, questo è il vertice del solido, questo è il punto dello schizzo e lo vado a mettere lì. Fine. Controlliamolo, ma chiaramente era tutto completamente vincolato. Fine. Andiamo a misurare l'altezza, questa distanza qui tra questo piano e questo piano. Anche qui non faccio schizzi per misurarla, vado solo a fare una distanza fra facce, misura questa faccia rispetto a questa faccia e mi dice che è 20 mm, anche a occhio si poteva vedere. Torno di qua, estrudo questo verso l'alto, ovviamente a sommare di 20, il doppio di quello che mi ha dato, e poi costruisco l'ultima feature che mi serve, e cioè il cerchio. Allora, avvia schizzo, cominciamo a fare il cerchio e poi andiamo a vedere le quote. Perfetto. Di qua spegniamo il solido. Allora, qui ho schizzi attivi, no. Spegniamo il solido e andiamo a procurarci i dati di questo cerchio, quindi misura, non misura, perdono, riapriamo lo schizzo così ci rimangono e quotiamolo. 20, non come raggio, come diametro, 40, accetta. E poi la posizione. 40, accetta, e l'altra posizione. Perfetto, si trova nell'origine, 40, 40, 80, 80, quindi si trova nel baricentro, cioè nell'origine, quello che ho fatto coincidere con l'origine, da diametro 40. Quindi torniamo di qua, diametro 40, e la posizione coincidente del centro, coincidente con il punto centrale. Fine. Estrudi questa superficie, invertiamo tutto. Ok, e il nostro oggetto è completamente modellato, è perfettamente identico al pezzo originale, dove chiudo lo schizzo, riaccendo il solido. Per avere una conferma vado a leggermi tra le proprietà la massa, i properties fisiche. Lasciamo la densità pure 1 e facciamolo aggiornare. La massa è di 0,167, oppure se volete il volume 166897,320. 1, 6, 6, 8, 9, 7,320. 1, 6, 6, 1, 6, 6, 8, 9, 7, 320. Con la stessa densità, ovviamente, 1. La densità dell'acqua nelle condizioni standard. 4 gradi, altezza del mare, eccetera, eccetera. Ok, beh, il pezzo è lo stesso. E la modellazione è terminata. L'acquisizione dei dati non l'abbiamo fatta da una lettura di una proiezione ortogonale, ma bensì da un'analisi del file step, cercando in questo caso in maniera molto semplice, con uno schizzo solo, tutte le dimensioni, ricavando da uno schizzo solo tutte le dimensioni che mi servivano per costruirlo. Bene, anche questo esercizio è finito. Al solito, se avete imparato qualche cosa, mettete un bel like, ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati, sarà un periodo in cui verranno alla luce molti nuovi filmati. Questo è un caso abbastanza semplice, fatto più per gli allievi del corso di quest'anno, che magari si troveranno uno step nel primo tema d'esame, nel primo compito d'esame, nella prima sessione d'esame. Al solito non mi rimane altro che augurarvi buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.